Ciao gente, io sono Xana Cobb e oggi siamo tornati su Life is Strange. E voglio finirlo quest'anno, Life is Strange, tutto. Perché non voglio continuarlo poi l'anno prossimo, rimandare ogni volta. E nella scorsa volta eravamo arrivati all'episodio 4, capitolo 4, episodio 4, quello lì. Ci eravamo fermati a eravamo andati a scuola con Chloe. Dopo ancora eravamo andati da Frank. E, qui. Adesso ricordo, adesso. Abbiamo trovato vari indizi. E il continuo, no? Sì. Ok. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Già. Quello lì è venerdì 13. Cioè, ho visto un poster di venerdì 13. I better focus on this board and start tying these clues together. Aspetta un momento, ma io questa roba l'ho già fatta. No? Vabbè, io sono sicuro di averlo già fatto ed eravamo arrivati appunto al capitolo 4. Quindi, sì, che cosa devo... Ah, sì, giusto. Vabbè, non sono sicuro. Vabbè. No, non l'avevamo fatto questo in realtà. Quindi questo è il continuo, perché mi ricordo che l'ultima volta tipo non mi ricordo. I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Ok, quindi cosa devo fare? Guardiamo. I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Seleziono. Poi come? Ah, devo indicare. Seleziono anche questo. E anche questo. Fail. Abort. Ah, devo trovare una connessione. Ok. Troverò una connessione. Ah, ok. Fortunatamente non ci sono anche quelli di sotto. Se no, allora vediamo David tutto. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ok, sicuramente la foto di me no. Però non ho capito cosa devo cercare in effetti. At least David però was finally going after the right suspect. You need to get rid of these damn cameras, David. Ok, che devo fare? Aspetta, voglio prima parlare con Chloe. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just okay. Holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ok. Allora, indizi di David, Nathan e Frank. Allora, 8, 9. Iniziamo da quello che ha meno indizi, così sarà più facile. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Ok, la SIM non credo tenga lo stesso. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Vabbè, boh, se vuoi provare. Però prima dobbiamo vedere tu. Shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. In effetti è vero. Quindi boh, proviamo a selezionarli questi. Ah, 4. Quindi vediamo. Pensavo 3 come prima. So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Ok. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Ah, sì. Did he do the same? Ricordiamo. If there is tutti a dark room, we better find it. Caspita, questo sì che è inquietante. There's a lot of numbers in here. Ok, va bene. Ok, Max. Sono let's questi. Blow this code up and go home. È stato abbastanza facile. Quindi ora devo scoprire. Let's start. Sì, serio? Hacking. Ok. Sblocca. Devo provare tutti i numeri. Proviamo con quante cifre ha intanto? 4 o 3? 4, ok. È il pin che è 1111. Wow, che wow. 1111. Oops. Bad code. Ok, proviamo con li provo tutti, veloce, ve lo faccio veloce. 0058. 5
yeah. No, no, no. I knew it wouldn't be that. 8. Ah, 9535. Ah, il PUC. Ah, vabbè, il PUC. 878 97808. 8 7 8 9 0 5 6. Mi sto sbagliando, lo so, lo so. Oh, wrong code. Fuck you. And you made me say that. Mannaggia, me lo devo segnare. Me lo segno con una penna, più facile. Cioè, con un lapis. 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Oh, ma che palle ste cose. Vabbè, è comunque una cosa seria. Allora, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott. Ah, ma quindi non serviva. Ah, vabbè, bastava attivare il PUC, certo. Yes. Vabbè. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Ok. Anche alla spiaggia. Nathan was jonesing hard the night of the party. Che okay, comunque. He didn't have enough drugs. Detective Max al vostro servizio. Drug dealer drama. God, Nathan. So no, is this from Nathan's father? That's brutal. Cos'è che è scritto? Ok, insomma, il padre di Nathan è anche un po' stronzo, però. Ok, Chloe, ho trovato il primo indizio. Il primo dei 7. Cioè, no, il primo dei 3 indizi. Ora, indaghiamo su Frank. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Allora. Interessante. Le foto so non danno weird granché. How close they were. Maybe Rachel took a road. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs. Okay, la lettera so cos'è? What happened to Rachel? La lettera non serve. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Forse quello. There's no doubt she loved him in some way. Okay, e questo cos'è? Frank's account book. But the client names are encrypted. Allora, o è questo e il foglietto. This is like goddamn math. I suck. Oppure questo. Yes! Esatto, the game okay. Era uno dei due sicuramente. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Indaghiamo, allora. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex. Aspetta, prima di fare quello che sembra molto più complicato, voglio fare David, che è lui quello più inquietante. Cos'è che devo trovare? Vabbè, ho già scoperto che le foto non servono a niente. E devo selezionarne 3, quindi vediamo velocemente di nuovo. I hope in this case that David has good tracking skills. Questo è inutile. Maybe inutile. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about Oddio, everybody? Non so neanche io se. Vabbè, io selezionerei robe a caso. Boh. Looks like David was tracking somebody's car. No, ho sbagliato makes no anch'io. Sense, Max. Non lo so, quello di David è il più complicato per me. Andiamo a indagare sull'altro. Frank sure is okay. Keeping his customers satisfied. He could open a store. Everybody in Arcadia Bay must Aspetta, be high. Devo selezionarne 3, no? That Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Ruth Nathan. Ah, interessante. Allora, Ruth. Trovato uno. Quindi un foglio è quello. Poi vediamo qua. Two deals with Nathan on the same day. Party supplies, no doubt. Trovato. E I'm getting a contact high just reading this. Qui niente Ruth. I wonder what dog name Frank would have given me. Ruth. Trovato. Oh, yes.
Ecco qua. These are all the times and places for Frank and Nathan. Bisognava trovare tutti i root presenti, che sarebbe appunto Nathan. Can snap all these pieces together. Oh, Roger sai. That. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Ok, perché quello di David è impossibile, avanti, aiutami Chloe. Hey Max, non so. See if you can put together ancora. All those Rubik's clues. Ok, l'ultimo è di David. Just if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Non deve essere così difficile quello di David, quindi thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party. Devo scoprire cosa ha fatto Nathan. Mi sbaglio. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Quindi forse questo è utile, ok. Aspetta un attimo. Questo è inutile, mi sa. Vabbè, intanto seleziono questa foto. Poi vediamo qua queste coordinate, boh, forse. David should have done way more than take photos of Kate. Questo non incastra Nathan. Qui leggiamo stalkerà. No, non stalkerà, boh, non lo so, mi sto fusendo anch'io. Sto andando in overloading. Ok, allora. No, no, ho sbagliato tasto, mannaggia. Allora, selezioniamo questo. La mappa. No. Boh, per ora. Questo e questo. I'll have to analyze these plates and coordinates. Looks like this is not relevant at all. No. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Ok, ho capito, non dovevo incastrare Nathan, devo incastrare coso, David. Quindi seleziono questo, questo e questo. Damn. No. I must have missed something. No. Questo. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. This is like goddamn math. I suck. Allora, devo scoprire se David è uno stalker. Quindi, quelle coordinate, non ho idea di cosa siano. No, per niente. Quindi, io rimango su questa posizione. This is just sad, Max. Oppure sto impazzendo. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under the surveillance. Ah, dillo prima allora, chi lo sapeva? Coordinate. Oh, e poi che altro? Questo? Oh, you're treading water, Otter. Try again. I'll have to analyze these plates and coordinates. Max, there is no logical link between those clues. Nope. Maybe I should try to link and that's all she wrote. Vabbè, era uno di quelli alla fine. E non no, io pensavo di dover indagare su dagli indizi di David, indagare dove era Nathan. Ma Nathan, che cazzo. Ok, sì, bla bla bla. Tutte le leoni da tastiera, vai. Great. Ok. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Già, come faccio? Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Qua non c'è nessuna targa leggibile, intendo. Quindi è una di queste tre qua che ci fa Nathan. There's Nathan con dealing to the kids right out in the open. Ah, sfaccio, ok. Questa immagine è inutile. Of course Nathan drives an SUV. That's definitely Chloe's car. Nathan che guida una SUV, quindi è rossa. Quindi è una di queste due. Oh, forse interesting. Entrambe. Is this Nathan's car? TW poi? Hmm. Who does this car belong to? Questo sembra di Chloe, dato che è un po' rotta, però. Per me è questa, di Nathan. E ora le coordinate, yep. Vediamo. Another car David was tracking. Difficile da capire, perché sono tutte coordinate. Who else was David tracking here? Ah, aspetta. Com'era TW? Ho sbagliato tasto di nuovo. Ok, allora. No. È questa.
Della TW, ok. E poi ne devo trovare un'altra di Why the hell are you following these people? È questa secondo To me. where? This is Beccato. like goddamn No. math. I suck. Ah, che pane. Allora, no, sbagliato. SX oh. TP, ok. Allora, se quella è l'auto di Nathan, perché sono scemo, non ho visto che l'auto di Nathan al lato c'ha una. Lì c'ha una maccatura. Quindi è questa in realtà l'auto di Nathan, non quella lì che è nuova. SX, ok. Quindi, quelle lì erano TW, queste non ho visto. No. Sì. E ora, boh, questo anche. Now we're Ok. finally getting Era somewhere. più facile del previsto. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Quindi ora con questi indizi possiamo scoprire dove si trova in realtà Rachel. Interessante. Indaghiamo, Take a breath, Max. cosa devo fare? Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ok, allora. Quello non sembra So, essere this utile. infamous party was the fourth. Oh, quanti indizi, sto impazzendo. Ok, ce la faccio, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora, vediamo. Il giorno 4 alle 11. Oddio, forse è davvero lì. Quindi potrebbe essere questo. Questo a che ora era? Alle 5 del mattino, questo alle 11 in punta, quindi il foglietto è uno di questi due qua. È alle 10 del pomeriggio, quindi non credo proprio. 5 del pomeriggio, non è così, lo so, è così, Chloe, no, era this così. is definitely the place. Let me Ma dig up lì some more dice alle clues. 10 e doveva essere alle 11, ma. Vabbè. Sono stato fortunato. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. There's some shitty old barn. Comunque, Let's è keep lì che searching and alla find fine out si who owns this trova. haunted O barn. trovava I'm on Kate this. Hold on. o. Chloe. No, Kate o. Come si chiama Somebody l'altro? Vabbè, named Chloe, sì. Harry Aaron Prescott. Oh, è I'm stato shocked. difficile, davvero. Cioè. Should we call the police? Fuck Potrebbe that. esserci il You know the corpo. police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. Ho I was messo afraid you'd say 10-15 that. minuti per risolvere We questo could call enigma. Però Warren since he kicked bello. Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this Non. close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. Ok. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ok. Quindi, wow, chi se l'aspettava? Alla fine era nel posto più creepy di tutti, cioè il fienile. È un fienile, no? Sì, è un fienile, è un fienile. Ok, devo trovare Chloe, assolutamente. Kate no. Non credo debba trovare io indizi. Caspita, sembra una Shit, zona this is scary. creepy. I know. Infatti. But we're here. Let's go find the best way in. Jigsaw, c'è qualcuno? Nessuno. C'è Nathan adesso che muore. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Nathan potrebbe esserci Dude, somebody was just entrato here. appena, appunto. Then we need to get in that barn. Posso trovare un'entrata. Ok, qua trash fresche, quindi. C'è sempre un'altra entrata. Scoiattolo, scoiattolo. Seguiamo lo scoiattolo. Sposta. Lo scoiattolo ci ha aiutato.
I found the front door. Come on. Caspita, davvero creepy. Wow. Va bene. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. E quelle foto? Non so, no, no, non lo so. Hey, check out this old chest. Aprila. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, 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 look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott's bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Sì. Ho visto delle foto che non so se sono importanti. Yes. Warren, che cosa? Grazie, ero fermato, provo di scemare sul ritorno. Ah, ok, sì, mi ringrazia per avergli Prescott clippings. Per averlo fermato dal picchiare. L'ingresso, wow. Voglio provare ad uscire a vedere qualcosa. E boh, magari c'è una foto da scattare, alla ricerca della foto da scattare. Ok, qua. Ah, ok, quello è Chloe. Quello è Chloe, ok. Qui il carro con cui siamo arrivati. Non entrare, non attraversare. Di lì non potrò assolutamente andare. Qui un altro scoiattolo. Non c'è proprio niente che posso fotografare, eh? Vabbè. Vabbè, a parte le tracce. E quindi fuori sembra non esserci nient'altro da fare. Dunque, fienile creepy di dei Prescott. Inutile. Ah, le foto, giusto. Queste foto. Cosa? Even Harry Aaron Prescott was into selfies. È depresso questo tipo. Ok. Vabbè, no, le tracce. Guardiamole. Ok. Così. There's no reason for anybody to drive out here. Tranne per un film. There must be. Guardiamo in I questa guess casa. The Prescotts were just born bastards. Wow. Come mai? Le scrivo. Vabbè, ignorano certe cose. Robe da bastardi un po'. Ok, foto di. Wow, sir. Talk about home on the range. Okay, questo è un. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Caspita, è proprio Jigsaw questo tipo. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Sì, ho trovato anche quella cassa. Ah, ho trovato. Passaggio segreto, interessante. Nothing here. No? Come? No, sembra un passaggio segreto. No. Mi sono confuso, era solamente un pezzettino. C'è una cosa zombie di zombie shows ferro. Up, I have my weapon. Già. These hooks are used to lift haystacks. Davvero? I saw them in a Friday the 13th movie. Anche tu, boy. Vabbè. Cassa interessante. Ah, the good old days. Cos'è? Vabbè, le Polaroid old. E cos'altro ci potrebbe essere? So many haystacks, so few needles. So many haystacks, so few needles. So many haystacks, quindi non so posso, few needles. Posso usare. So, cerco. Passaggio segreto numero 2? Just rotting wood. Peccato. Posso usare la forca per quello. Oh, ma quanti soli c'è da cercare? Trovato? Non trovato. Trovato. Wow. Passaggio segreto numero 4. It's totally brand new. Why? Quindi apriamolo. Con cosa? No, Supermax, you can't open this with your bare hands. Scassinarlo.
No. Io userei okay, questa. Chloe, I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Arrampicati. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Okay. Hop hopping away, Supermax. I dig having minions. Da lì che faccio? Ah, lo faccio cadere. Non lo so. Ah, ok. Pensavo boh. That looks sturdy enough to stand on. Ah, ok. Oh, se cado muoio da qui, va bene. Non muoio, ma mi rompo qualcosa. Ok. Wow. Be careful up there, Max. Questo vento non piace neanche a me. Cosa c'è, cosa? Un gufo, bellissimo, boia. Un gufo vivo. Vabbè. È troppo bello quel gufo. Sarà il mio nuovo animale domestico. Come... Ignoriamo. Non ho tempo per queste cose da perdere tempo. Troppo bello. Here's the other end of the rope. Quindi... Oh, calmati, gufo. Ti ho fatto una foto, mica ti ho fatto chissà cosa, gufo. Guardiamo. Good evening, Doctor Who. Doctor Who. Sorry. Vabbè, che devo fare qua? Non posso neanche buttarlo. Lì sopra non posso salire, quindi... scenderei io. Con calma. Tell me if you need any help. Ok, non ho capito, cioè io... I don't know. Non bloccarti. Io continuo a insistere. This old pitchfork won't open a padlock. Sulla... Try again, Max. Rompere con quella. Okay. Balla di fieno. So many haystacks, so few needles. Piattaforma no. Chloe, dimmi che cosa devo. Cosa... Damn, those pliers are fossilized. Già. I need something strong to smash this padlock. Già, quindi devo trovare qualcosa di forte anche fuori, forse. L'auto forse c'ha qualche. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ok, quindi tracce, vabbè. Qua? Cos'è? Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? È vero, quindi... Forse Nathan e Jig Sol davvero... No, sto scherzando, ovviamente. Non lo può essere. No. Ok, quindi devo trovare qualcosa di duro per rompere il lucchetto. Fuori non c'è niente, però c'è un impianto elettrico che... Dove può essere collegato forse qualcosa di lassù? Non ne ho idea, in effetti. Il gufo continua a gufare. Il trattore... This tractor has paid its dues. Morto il trattore? Ok. Cercare qualche cosa di duro? I guess the Prescotts were just born bastards. L'auto lì che... Sì, ok. No more secrets, Sean. Foto. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Aspetta un momento. No. The hook is attached pretty tight to the rope. Oh, ecco questo. I could use it to open the hatch. Quindi, collega. Ah, e ora devo andare lassù. Che ci avevo pensato? Hold. Aiutami. Salta. Ah, posso... Ah, ok. Aiutami, vai. Ah, non c'era un pulsante... Aspetta, scendiamo un attimo. Voglio vedere. Salta.
C'era un pulsante qua. Non posso usare quello. There's no way this rusty ass button will activate these. Quello per quello, quindi. Non lo so, forse si deve fare qualcosa sopra. Non ho visto bene sopra. Qua cosa posso fare con questo? Vabbè, a parte guardarlo. La corrente elettrica c'è ancora, quindi. Corda, tira. Ah, a parte non si usa la corda. Help. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Il fienile. Il gufo. A cosa lo posso legare? Here's the other end of the rope. Allora, devo legarlo a qualcosa di più pesante. Quindi a cosa lo posso legare, mannaggia? Non posso legarlo a questo, no. Ok, quindi ci sto mettendo troppo tempo. Ok, forcone, no? Lucchetto agganciarlo, agganciarlo, esatto. Ci penso la prossima volta, perché ora sono troppo stanco, ho perso già tutta la mia forza del pensiero contro quell'enigma. Quindi, per oggi basta così. Sono riuscito ad arrivare ad agganciare il lucchetto, ora mi ricordo dove si trova la zona. Quindi, per la prossima volta si farà tutto più veloce. Niente male per essere ritornati su Life is Strange. Quindi il gufo ci saluta, noi saluto io, non noi. Ah sì, noi salutiamo voi, quindi niente. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate se avete qualcosa da commentare, condividete per supportare e noi ci si vede alla prossima. Ciao!